Amici e amiche di Spazio Italico, un saluto e un bentornati a tutti da Marco sul nostro canale YouTube. Oggi in compagnia di un nuovo video che fa in parte seguito ai due che avete visto settimana scorsa in merito ai miei giochi e alle mie applicazioni da scaricare in questo periodo un po' in cui siamo tutti costretti a casa. Questo nuovo video invece vuole essere un po' una guida alle installazioni, ai servizi e alle applicazioni che dovreste sempre avere installati sui vostri smartphone, in quanto da considerarsi oramai in questo 2020 come dei must have. Saranno quindi dei consigli, delle mini guide per scoprire, riscoprire o andare magari nel dettaglio di quelle che sono le applicazioni fondamentali per tutti noi. Si parlerà di servizi bancari, si parlerà di applicazioni per l'e-commerce, si parlerà di applicazioni per la produttività, di tutti quei servizi che io stesso, ma che anche voi, so dovrete avere per forza installati sui vostri smartphone per renderli pienamente funzionali al 100%. Decidiamo di inaugurare questa nuova rubrica, della quale voglio sapere il vostro pensiero nel box dei commenti qua sotto, con PayPal, il popolare servizio di conto corrente, se così possiamo definirlo, virtuale, che è diventato oramai un mio punto di riferimento da molti anni. Vi andrò a spiegare brevemente di che cosa si tratta, perché secondo me è così importante e quelli che sono magari i trucchetti per utilizzarlo al meglio. Dopo la sigla, quindi, andiamo alla scoperta di PayPal, l'applicazione che inaugura la nostra nuova rubrica di applicazioni indispensabili. Sigla! Dato oramai infatti inequivocabile come trend degli ultimi anni, anche degli ultimi mesi, che non possiamo assolutamente non considerare, è il fatto che la tendenza ai nostri acquisti online sia assolutamente cresciuta in maniera esponenziale. Con la crescita però dei nostri acquisti, delle nostre spese online, penso si sia fatta come obbligatoria la coscienza che dobbiamo avere di cercare di tutelare al massimo quelli che sono i soldi che investiamo e che spendiamo online. PayPal, secondo me, è proprio da intendere come questo, una garanzia che si mette in mezzo fra noi che siamo gli acquirenti e il venditore o il prestatore di un servizio, al fine di garantire la buona riuscita e la tutela in caso di controversie legate magari a un disservizio o una diversità fra il prodotto acquistato e quello che poi alla fine riceviamo. PayPal è quindi un istituto, una sorta di garanzia, accessibile sia tramite portale web che tramite applicazione. Vi lascio i link qua sotto, sia dell'applicazione per iOS che per quella per Android. Facilmente installabile, facilmente configurabile. Una volta inseriti la vostra email e password, vi verrà chiesto di collegare un conto corrente bancario oppure una carta di credito. Così facendo, per tutti i siti e i portali che avranno come PayPal come modalità di pagamento, voi potrete quindi veicolare i vostri acquisti attraverso la protezione PayPal senza nessun costo aggiuntivo. Questo cosa significa quindi? Che se andate ad acquistare per esempio su eBay da un venditore del quale non siete troppo convinti, se acquisterete con la vostra carta di credito e con i vostri dati, questo non sarà nel più delle volte una transazione tutelata. Rischierete quindi, come nel caso di PayPal ma di tutti gli altri e-commerce e tutti gli altri acquisti online, di poter avere delle controversie difficilmente risolvibili. Pagando attraverso PayPal utilizzerete i dati della vostra carta di credito, del vostro conto bancario, che rimarranno sicuri e quindi non verranno comunicati al venditore, e potrete quindi avere la garanzia, in caso di controversie, di poter contare su un giudice terzo che può vedere la situazione nell'insieme e aiutarvi a risolvere tutte le problematiche. Il concetto di PayPal quindi è molto semplice e si tratta di poter mettere una sorta di garanzia ai vostri acquisti, una garanzia che non comporta nessun tipo di costo o di servizio extra a pagamento per voi, questo è ben chiaro ed è da ben intendersi, e non produce nessuna sorta di impegno extra per quanto vi riguarda. Se siete infatti possessori di un conto corrente bancario italiano, così come di una carta di credito anche prepagata, potrete collegarle attraverso il vostro conto virtuale PayPal e utilizzare i vostri dati in completa garanzia, in completa sicurezza su tutto il portale, su tutto l'e-commerce mondiale.
PayPal non è solo questo, però non è solo la possibilità di poter pagare con la garanzia e di poter essere sicuri di non ricevere truffe online, ma è anche la possibilità di scambiare soldi e denaro attraverso i vari membri e le varie persone, anche i vostri amici, iscritti all'interno della piattaforma PayPal. Tutti coloro infatti che sono iscritti su PayPal possono godere della maniera gratuita, questo da solo in pochi mesi a questa parte, dello scambio di denaro. Potrete inviare e ricevere soldi quindi nella maniera più facile e più comoda possibile, direttamente con un tap sul vostro smartphone, senza dover pagare nessuna commissione. Questo è assolutamente molto positivo, perché magari se dovete dei soldi a dei vostri amici e non siete tutte e due iscritti alla stessa banca, potrebbero essere applicate delle commissioni. Commissioni che, se verranno veicolate invece attraverso uno scambio di denaro su PayPal, verranno azzerate. PayPal non è l'unico istituto che effettua questo tipo di servizio all'interno del mercato tech 2020. Ci sono altre realtà. Perché ho scelto questa? Perché un altro dato molto importante è quello legato all'assistenza. Avrete la possibilità, infatti, tramite diverse modalità, che sono la chat online, che sono il servizio H24 telefonico, il servizio via mail, di poter sempre contare su un operatore PayPal, in modo da poter risolvere tutti quelli che sono i vostri dubbi in maniera rapida, veloce e affidabile. Se uniamo quindi questi tre punti fondamentali, ovvero il fatto di avere garanzia nei propri acquisti online, cosa che magari spaventa ancora molti, ma che può essere facilmente risolvibile, siete alla ricerca di un metodo gratuito per poter magari condividere i soldi, scambiare, restituire con i vostri amici, e volete contare su un servizio che sia sempre affidabile e sul quale potete far sempre affidamento con un operatore, PayPal riunisce queste tre caratteristiche. Completamente, lo ricordo, in maniera gratuita per quello che riguarda il 90% delle operazioni. Si scende poi magari più nel dettaglio per l'account business. Tutte le cose che vi ho raccontato ora sono disponibili sia per gli utenti privati, come possiamo esserlo io e voi, ma anche per chi necessita di un account PayPal per far ricevere i propri pagamenti per il proprio negozio. Questa infatti è un'altra parte molto interessante, che riguarda chi di voi all'ascolto e alla visualizzazione è magari proprietà di una piccola o media impresa, di un negozietto magari, che vuole estendere la propria possibilità di commercio online. A tutti voi ricordo e do la possibilità assolutamente utile di iscrivervi a PayPal Business, in modo da poter ampliare le vostre possibilità ed essere inseriti all'interno di un circuito di venditori che supportano PayPal. Così facendo, quindi, PayPal diventa uno strumento utilizzabile trasversalmente sia da acquirenti e venditori, da chi richiede un servizio e di chi ha la possibilità di metterlo a disposizione. Questo era in breve il mio racconto di PayPal e il perché secondo me è uno di quei servizi tassativamente installabili e necessariamente disponibili su tutti i vostri dispositivi smart. Se avete alcune domande sull'utilizzo di questa applicazione, riempite il box dei commenti qua sotto, sarò lieto di darvi una mano nel limite delle mie conoscenze nel risolvere i vostri dubbi, e vi invito ovviamente a scaricare PayPal. Se volete aiutarci a continuare a portare avanti questa rubrica, nel box dei commenti qua sotto indicatemi quelle che secondo voi sono le applicazioni must have che tutti dovremmo avere installate. Saranno protagoniste dei prossimi video della nostra rubrica. Un saluto e un ringraziamento per aver seguito anche questo nuovo video. Vi ringraziamo, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, lasciare un bel mi piace, un commento qua sotto, e da Marco e da tutto il team di Spazio Tech un saluto e al prossimo video. Ciao!